Ebbene, chiudiamo questa carrellata di interviste molto interessanti con l'intervento della dottoressa Antonella Freno, presidente di Italide. Allora, dottoressa Freno, a lei il compito di aprire questa giornata di presentazione del libro di Paolo Zagami sulla impresa e sulle riforme di cui necessita questo paese. Intanto diciamo cosa ne pensa. Un'occasione straordinaria, quella che si celebra quest'oggi presso la sala conferenza della Camera dei Deputati, gentilmente messa a disposizione dall'Ufficio di Presidenza, dal Presidente Onorevole Fico, proprio per affermare ciò che in fondo è alla base della missione fondatrice di Italia, dell'Istituto Europeo di Cultura Politica, ossia un'attenzione riformatrice in grado di lanciare il nostro Paese nella sfera della postmodernità attraverso una visione rinnovata, efficace ed efficiente. È l'occasione di presentazione dell'iniziativa ultima libraria dell'avvocato Paolo Zagami, l'impresa internazionale e le riforme del sistema Italia offrono proprio lo slancio in piena sintonia con i dati emersi dal rapporto sull'economia nel nostro paese, dall'OCSE, resi noti nel mese di aprile 2019, per esigere proprio un'attenzione riformatrice che vada oltre una semplice posizione di schieramenti ideologici e politici e miri unicamente a ridare slancio, competitività, riaffermazione di quei principi che poi sono alla base della competitività, dell'attrazione degli investimenti, dell'attrazione delle imprese estere in Italia. Le condizioni ci sono, bisogna però riformare essenzialmente l'apparato amministrativo burocratico e ridare slancio all'intero sistema giudiziario mediante una riforma che sia in grado di abbreviare i processi e rendere molto più veloce e snello l'iter burocratico. Quindi Italide parte da qui per riaffermare quanto nel percorso finora compiuto si è reso noto attraverso anche celebri riforme, penso soltanto ad una, quella del diritto di famiglia, che ha visto transitare il modello della potestà genitoriale a quello della soggettività giuridica dei diritti della persona e quindi del figlio, in una fase che sia di pari passo con una visione europea moderna e rinnovata. Siamo alla vigilia di un importante appuntamento politico-elettorale, vorremmo far nostre le grandi ragioni che hanno reso famoso il principio noto a Don Sturzo, ossia senza riforme non c'è visione, ma per le riforme ci vuole coraggio, idealità, slancio e capacità di essere anche i primi pionieri di una nuova fase di progresso. Le sue parole, dottoressa, sono bellissime, come sempre, e come sempre lei riesce a cogliere il senso vero delle cose, cioè non mi ha isolato l'impresa dal punto di vista giuridico, legale e basta, mi ha messo l'impresa in un contesto sociale e culturale. Questa è una cosa molto importante. Secondo lei, perché in questa nostra bella Italia, dove le imprese in fin dei conti sono attraenti perché fanno qualità, però non si riesce ad avere gli investimenti? Mi ha già detto alcuni elementi fondamentali, però entriamo proprio nello specifico e soprattutto diamo delle prospettive. Poc'anzi, prima proprio di raggiungere la sala conferenze del Parlamento, sono stata a mia volta raggiunta da un messaggio di una nota imprenditrice giapponese, peraltro che riveste ruoli dirigenziali nell'ambito della Toyota, alla quale avevo reso noto proprio il nostro umile tentativo proprio di stasera di fare un piccolo focus su questo grande tema, e mi ha risposto: noi siamo con voi. Anche perché noi qui in Giappone stiamo avvertendo l'esigenza, la voglia, il piacere, l'entusiasmo di investire nel vostro paese, ma non ci sono le condizioni strutturali, una per tutte. Noi vogliamo ritrovare le condizioni di fiducia. Le condizioni di fiducia, a mio avviso, risiedono innanzitutto in una dotazione strutturale ed infrastrutturale, ma in una primaria esigenza culturale di investimento nel comparto cultura, proprio per riadeguare i livelli di formazione e soprattutto rendere uguale quello che è il gap che attualmente si vive nella nostra Italia, ossia di autonomie regionali non coordinate con i poteri centrali dello Stato e che vivono situazioni diverse proprio in base alle singole condizioni geopolitiche del territorio. Ecco, noi vogliamo uno sviluppo ad una sola velocità all'interno del Paese e riteniamo che il processo imprenditoriale passi e si riaffermi attraverso il primato dei valori e certamente il primato della centralità della persona umana all'interno di un meccanismo anche di business.